Radio Radicale, siamo in collegamento con Maurizio Acerbo, segretario di Rifondazione Comunista. Benvenuto a Radio Radicale. Ciao a tutti. Allora, è di ieri la notizia dell'annullamento dell'assemblea del Brancaccio, che ricordiamo è stata indetta da Tommaso Montanari e Anna Falcone. Maurizio Acerbo ha espresso grande amarezza per questo annullamento. E appunto, diciamo, volevamo capire con il segretario di Rifondazione Comunista quali sono i motivi innanzitutto dello stop di questo percorso che era iniziato già qualche mese fa e che aveva visto un coinvolgimento di tante realtà politiche, associazionistiche di base della sinistra italiana e soprattutto quale sarà poi il percorso successivo che Rifondazione Comunista e queste forze intraprenderanno dopo, diciamo, veder sfumare l'ennesima occasione di ricucire una frattura a sinistra. Guarda, la ragione principale io credo sia nel fatto, come ha dichiarato Montanari, lo conferma anche oggi nell'intervista che ha rilasciato al Fatto Quotidiano, la ragione principale sta nel fatto che MDP, Sinistra Italiana e Possibile hanno deciso di lanciare un processo per una lista al di fuori del tipo di percorso che era stato indicato dal Brancaccio, che era quello appunto di un movimento che costruiva una lista civica unitaria della sinistra sulla base di regole nuove, chiedendo ai vertici dei partiti, a chi aveva per tanti anni ricoperto posizioni di governo, di fare un passo indietro. Noi dall'inizio avevamo dato la nostra disponibilità, nonostante è noto che noi abbiamo posizioni diverse non solo da Renzi, ma anche da D'Alema e Bersani da anni. Noi, ricordo, siamo fuori dal Parlamento perché non ci siamo alleati col PD di Bersani, che voglio ricordare è il PD che votò la riforma Fornero, l'introduzione del pareggio di bilancio in Costituzione, il fiscal compact e tante altre cose che noi non abbiamo mai condiviso, compresa la prima manomissione dell'articolo 18. Appunto, per fare questa unità, il Brancaccio sostanzialmente proponeva di discutere di un programma comune in rottura con il passato fallimentare di un centro-sinistra che aveva fatto proprio il neoliberismo, e in secondo luogo regole che consentissero di fare liste aperte ai movimenti, che non fossero solo la riproduzione dei gruppi parlamentari uscenti, e soprattutto che fossero liste capaci di parlare a milioni di persone di sinistra che non vanno più a votare oppure che hanno scelto per protestare il voto al Movimento 5 Stelle. Noi a quelle condizioni abbiamo detto sì. Gli altri sostanzialmente se ne sono fregati e hanno, attraverso un accordo tra partiti, deciso di fare un altro percorso. Credo che l'assemblea sia stata annullata perché altrimenti avrebbe dovuto decidere di sfidare apertamente il percorso egemonizzato da D'Alema e Bersani, e mi sembra chiaro che Tommaso non se la sia sentita. Io sono molto amareggiato perché penso che si sia persa una grande occasione e che escano deluse tantissime persone che in questi mesi si erano mobilitati, e noi con loro. Montanari lo ha scritto nel testo che ieri ha diffuso, che alla fine noi siamo rimasti l'unico partito a partecipare al 100% al Brancaccio, e quindi siamo molto amareggiati perché poteva essere l'occasione di un'unità della sinistra, ma su basi nuove, in grado di parlare appunto a tutti quelli che la sinistra, la ex sinistra, ha deluso in questi anni.
Ecco Maurizio, la situazione, come dire, appare ancora una volta a sinistra del Partito Democratico pluriframmentata. Non pensate che questa nuova, in qualche modo, debacle di quello che doveva essere soprattutto un metodo per costruire un fronte il più largo possibile per, diciamo, come appunto sostieni, come hai sostenuto tu poco fa, per aggregare quelle forze che appunto non si riconoscono né nel Movimento 5 Stelle né nel Partito Democratico. Ecco, non pensi che questa possa essere una mossa che terrà lontane ancora per un giro elettorale Rifondazione Comunista, così come le cosiddette forze antiliberiste dal Parlamento? E quanto, a tuo avviso, questo obiettivo diventa alla portata anche con l'attuale legge elettorale? Ma guarda, io penso che la sinistra in Italia sia mal ridotta perché è piena di politicanti ed egemonizzata da logiche da politicanti. Noi abbiamo dato la disponibilità a quel percorso è stato sostanzialmente ammazzato, possiamo dire, oppure si può dire che i promotori hanno scelto l'eutanasia. Comunque quel percorso al momento non c'è, se non vi fossero quelle condizioni per la sinistra radicale, io credo che non ci siano le condizioni di entrare nella lista di D'Alema e Bersani, cioè una lista di un PD 2.0. Cioè, la politica si ricostruisce anche con la coerenza tra quello che si dice e si fa, e costruiremo, promuoveremo insieme ad altri una lista che sia una lista di chi in questi anni ha fatto le lotte contro le pseudoriforme del PD, con chi si è battuto contro le privatizzazioni votate dal PD, con chi si è schierato contro la precarizzazione del lavoro voluta dal PD, con chi insieme a noi è sempre stato contro la guerra e via discorrendo. Insomma, noi cercheremo di costruire una lista, ma alla fine non possiamo farci condizionare dalla legge elettorale, e tra l'altro sono convinto che ci siano milioni di persone che sono d'accordo con noi e che il 3% possa essere a portata di mano. Dopotutto, nelle ultime comunali, in molte città italiane, noi abbiamo preso molto, molto di più. Quindi non ne mordiamo. Certo, se si faceva la sinistra del brancaccio, io credo che avremmo potuto costruire una lista capace di prendere anche il 15%, ma purtroppo non è che ci siamo solo noi, gli altri hanno preferito un'altra strada e se ne assumono la responsabilità. Certo, io non andrò a chiedere alle persone di votare per candidati che poi nel prossimo Parlamento mi voteranno un'altra legge Fornero, mi voteranno un altro taglio alla sanità, mi voteranno un'altra privatizzazione. Insomma, la ex sinistra ha già dato troppe fregature e noi pensiamo che se vogliamo ricostruire una sinistra degna di questo nome in Italia, la coerenza sia una virtù fondamentale. Quindi io non parlerei neanche di grande frammentazione a sinistra, perché voglio dire, per esempio, oggi noi discutiamo della rinnovata forza del centrodestra semplicemente perché alcune forze del centrodestra hanno recuperato lo spazio che Berlusconi stava perdendo in termini di consenso. Quindi a me dispiace che Sinistra Italiana abbia scelto per l'ennesima volta di essere un satellite dell'ex gruppo dirigente del PD, cioè di D'Alema e Bersani, invece insieme a noi di costruire un polo di alternativa. Però sono fatti loro, noi andremo per la nostra strada con chi ci sta, siamo convinti che ci siano un sacco di persone, e lo abbiamo verificato nelle assemblee del brancaccio, che condividono sui programmi le nostre posizioni, i nostri valori e anche le nostre proposte per dare un futuro a un paese in cui c'è una disoccupazione a livelli pazzeschi, se lavori oramai muori di fame lo stesso, in cui sono più i giovani che emigrano e vanno all'estero che gli immigrati che arrivano. Rispetto a questa crisi sociale c'è bisogno di una sinistra radicale, cioè in tutta Europa, e
non vedo perché non ci debba essere in Italia. Voglio ricordare che le liste come quella che faranno Daniele Bersani ci sono in tutta Europa, ma la loro sinistra, c'è una sinistra radicale in Europa che va dal 10 al 20%. È ora di costruirla anche in Italia. Bene, allora noi ringraziamo Maurizio Acerbo, segretario di Rifondazione Comunista, per questa conversazione. Grazie e a presto risentirci.